Allora, Francesca, oggi finalmente un sorriso a tutto tondo. Sì, oggi mi sono espressa un pochino di più. Diciamo, nel primo set sono stata molto pragmatica e ordinata in quello che facevo. Dopodiché nel secondo ho avuto delle possibilità nei game con 15-40, 0-30, non le ho sfruttate, però poi credo di aver fatto la differenza continuando a spingere, a crederci. Hai detto che non sentivi particolarmente bene la palla nei primi due match. Oggi invece 28 vincenti, 13 di diritto, hai cominciato finalmente a sentirla? Beh, non esageriamo adesso, non è che non mi sento in formissima, però come si dice, quando hai il coltello usi il coltello, quando hai il mitra usi il mitra, e quando hai il bazooka usi il bazooka. E che cosa servirà invece agli ottavi per andare avanti? Direi tutti e tre. No, ci saranno momenti durissimi dove c'è da fare il braccio di ferro, ci saranno momenti dove sarà importante servire e rispondere, dove l'attenzione può fare la differenza in piccole cose. Ecco, il fatto di aver affrontato tre giocatrici dallo stile completamente diverso in questi primi tre turni e avere una quarta che giocherà in maniera ancora diversa un po' ti avvantaggia perché ti rende più flessibile già in partenza? Sì, nel complesso comunque la cosa principale è imporre il proprio gioco. Poi dall'altra parte devi anche valutare come gioca l'avversario, però quando spingo, quando mi piazzo con le gambe e sono molto, molto aggressiva, posso fare la differenza in ogni caso. Poi ovviamente siamo in due. Ed è la volta buona per arrivare ai quarti qui a Melbourne, dove non sei mai arrivata? Mannaggia, no, non ci sono mai arrivata. Una cosa, sarebbe un bellissimo dono. Grazie. Niente. Yeah.